Rise of the Tomb Raider. Allora, nello scorso episodio abbiamo appunto passato il planetario, abbiamo diciamo scalato tutta questa sorta di cose, insomma. E quindi dobbiamo continuare. Beh, sì, dobbiamo fare con queste frecce, ok. È più comodo secondo me fare in questo modo, sinceramente, che premere Y quando bisogna andare, perché è un po' più complicata come cosa. Non so se ci arrivo, però. Sento un po' così. Ok, ci è arrivata. Che paura, ok. Cosa aveva fatto col braccio? Non... Attraverso il ghiacciaio raggiungi il centro di Kitesh. Ok, quindi siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati a Kitesh. Lara, siamo sulla montagna sopra il ghiacciaio. Ma... Vedi gli uomini della Trinità? Sì, stanno iniziando le operazioni. Sto entrando nella città vecchia. Sofia, una cosa, non attaccarli subito. Ok, aspetteremo, ti ricontatto tra poco. Ok, qui vedo qualcosa di buono. Il folle continua ad andare avanti. Non so cosa lo guidi. Abbiamo attraversato le montagne ghiacciate ai confini del mondo. Il suo popolo sta morendo. Ogni giorno mi imbatto in tombe o corpi lasciati lungo il cammino. Sono diventato pelle e ossa, ma sono vicino. La cavalla che non mi aveva mai abbandonato dalle campagne contro i bulgari è morta. L'ho macellata e trasportato la sua carne sulla mia schiena, ma sono vicino. Li sento cantare dall'altra parte del crinale, un suono gioioso trasportato dal vento. Il profeta morirà entro la fine della settimana e io tornerò trionfante all'ordine della Trinità. Ancora un giorno e l'avrò preso. L'emissario trovò la sua preda nel cuore delle montagne settentrionali. Ok, qui non c'è niente. Di qua nemmeno, intanto ora prendiamo il... Ah no, però se ci possiamo fare le frecce, in effetti. Ok. C'è qualcos'altro qui? No. Allora niente, dobbiamo soltanto avvicinarci alla città di Kitesh. E mi sa che l'abbiamo trovata. Fantastico, ragazzi. Ok. Non mi sembra di vedere niente che possiamo prendere, niente, quindi dobbiamo dobbiamo cominciare a scalare queste mura alla fine. Ok. Cavoli, ok. Credo che dobbiamo fare così, bene. Okay. Aspettiamo che passino tutti, perché... Non so se... Aspetta, no? Oddio, raga. Ok. Mi sa che siamo passati giusto in tempo, perché poi sono venute altre persone. Ok. Qui abbiamo... Ok. E ora... Ok, qui non possiamo andare e... Oh, bello! Ok, aspettate! Ok. Oh, ma... Beh... Ok. Ok, credo che dovevo andare così perché lei non è morta. Ok, sbrighiamoci! Sbrigati, Lara! Sbrigati! Dai! Ok. Ok. Si è chiuso un po' tutto. È che ovviamente noi dobbiamo sempre passare dalle parti dove non dovremmo passare. Ma è ovvio, ragazzi. C'è un cadavere qui. Salve. Ok, di qua. Sento dei tizi strani che cosa stanno pronunciando, non lo so, ma vabbè. Ok. Ah, vado da sola, perfetto. Ok, di qua.
Non so dove stanno andando, ma credo che dobbiamo seguirli. Ok. E se dobbiamo seguirli, direi che dobbiamo sbrigarci perché noi ce la stiamo prendendo abbastanza comoda, ma... Ok, io direi un attimo di vedere. Lara non ha niente da dirci. Però vorrei vedere... No, qui ce ne manca uno. Però noi abbiamo questo e non questo. E niente, allora, non possiamo migliorare niente per il momento. E vabbè, ragazzi, allora andiamo. E... Questo non è che non mi convince tanto, ok. C'è gente per caso? Oh, non mi sembra. Va bene, allora andiamo. Visto che c'è una parte, questa è una parte dove non possiamo difenderci, o sicuramente non prenderla, e non è giusto! Proprio in questo momento dovevano passare. Ho anche aspettato per controllare, ma non passavano, no, Selene. Vabbè, non credo che ci vedano visto che stanno proseguendo per il loro cammino. Almeno spero, perché sono tantissimi. Non sa mai, sono pazzi. Non so perché, ragazzi, ma questa parte mi ricorda lo scorso Tomb Raider, dove appunto dovevamo andare a salvare Sam nell'ultima parte, diciamo. Allora, lascio queste righe per chi seguirà le mie orme. Le mie ferite sono peggiori di quanto pensassi e non guariranno. Stanotte farò un ultimo tentativo di andarmene da questa tomba di ghiaccio, ma dubito che ne avrò la forza. La sorgente divina si trova qui, in cima alla torre più alta, ma non sono riuscito ad arrivarci. Con la sorgente, gli immortali del profeta sono invincibili. Un esercito di spiriti e demoni che non conosce la morte. Un'aberrazione del creato. Non sono più umani e posso spiegare qualsiasi esercito sul loro cammino. Con ogni morte e ogni rinascita, imparano e si adattano. Se un giorno la Trinità dovesse riuscire a mettere le mani sulla sorgente, temo che non saprà farne un uso migliore. Forse sarebbe meglio lasciarla dov'è, perduta per sempre. Credo che non sia mai riuscita ad andarsene da qui. E infatti mi sa che si vede, ma andiamo avanti. Ok. Oh, siamo arrivati a Kitesh. Verso la città nascosta, sopra le mura, per entrare nella città interna. Bene, allora, dobbiamo andare sicuramente di qua, esatto. Però, ecco appunto, volevo vedere di qua che avevo visto qualcosa. Piume che sono sempre utili e qui ci sono delle cose buone. Ah, però tutto max e niente. Vabbè. Beh, significa che comunque siamo messi bene, eh. Io direi di continuare, tanto abbiamo visto prima che l'accampamento non ci serve. Beh. E? Oh mamma, che paura! E? Oh cavolo! Oh, eh sì, vabbè. Cosa fa Lara? Non la vede nessuno la mano, eh? Lara, non la vede nessuno. Grande. È scemo sto tizio, allora. Non ha visto la mano, è scemo, vabbè. Ok, andiamo di qui. Cioè, come ha fatto a non vedere, vabbè. Ok. Mi sa che qui avremo proprio da combattere. Oh, cavoletti. Attacca, attacca, attacca. Ok, mi sa che è morto. Buongiorno! Aia! E no! Joy! Muori! Ok, raga, no, qui ragazzi ci mettiamo un'eternità e... Non so se poi magari farvi saltare questa parte, perché alla fine non so se è noioso per voi, eh. Perché comunque... Ci metterò un bel po' ad uccidere tutta sta gente. Aia, ma muori! Basta! Dobbiamo curare!
Vabbè ragazzi, da questa parte ve la salto e vi faccio vedere magari quando sono riuscita ad uccidere tutti, perché qui ci metterò un bel po' e morirò sicuramente qualche volta. Ma muori, basta! Ok raga, mi sa che sono finiti. E però... Oh ma... No, non sono finiti! Wow! Devo ricaricare! Eh sì, vabbè, tutti addosso. Aio, basta! Basta! Oh, ma che cosa... No, mi ero curata! Ma che è successo? Ero da fuoco! No, vabbè. Lasciamo stare. Ok, ora mi sa che possiamo continuare e basta. Su. Su e se magari, magari. Ok. Ma guarda tu, mamma mia. Eccoli, livello, livello. Ah, non ho scritto niente, ma oh, prendi in faccia. Dove? Ah, ma qui, oh mamma mia, non l'avevo visto. Curati intanto. Ok. Ah, beh, no. No, comunque questa parte, ragazzi, è veramente identica a quella del Tomb Raider precedente. Cioè, è identica, spiccicata proprio. No! Eccola! Oh. E un attimo! Ok, ci rimane questo almeno. Ok. Muori male. Ok. E qui ti vengo a prendere io, ti faccio vedere. In mezzo al fuoco e non è morto, raga, capito che è morta. Anche perché sono immortali, ma in realtà stanno morendo in malo modo. Vabbè, lasciamo stare. Ok, si è aperto un passaggio. Qui avevo visto, ecco. Questo lo posso prendere? Niente, allora continuiamo, ti devo dire. Cioè, lo so che abbiamo da scalare, ma dobbiamo andare, sì, di là. Allora, prima controlliamo tutto, Ho visto qualcosa che... Ok, eccola qua. Per un anno ho cavalcato con l'esercito mongolo, come inviato dall'Ordine della Trinità. Il loro Khan è un grande condottiero, nonostante i suoi modi brutali. Grazie alla mia influenza li ho aiutati a conquistare nazioni, a mettere a ferro e fuoco città e a uccidere i principi. Sempre alla ricerca del profeta. La nostra strage di Rus non è stata utile, perché oltre al bottino abbiamo trovato la mappa. E questa mattina, dopo mesi trascorsi sulle montagne, abbiamo finalmente scorto degli edifici in una valle verde circondata da ghiacci. Abbiamo trovato Kitesh. Ho riferito al Khan di tutte le ricchezze che saranno sue, e questo basta a motivarlo. Ma la vera vittoria sarà per Dio, quando elimineremo dalla terra le menzogne del profeta. Alla fine, la sorgente divina sarà nostra. Tra i mongoli dell'Orda c'era un inviato della Trinità e fu lui a guidarli alla ricerca della città perduta. Ok, di là c'è un altro coso, bene. Stiamo trovando un sacco di cose buone. Allora, abbiamo fatto sapere agli abitanti della città nella valle che attaccheremo all'alba.
Ma avanzeremo appena la luna si alzerà in cielo, coperti da Karash, i prigionieri catturati nelle battaglie a ovest che ci faranno da scudo durante l'avanzata. Pochi sono sopravvissuti alla lunga marcia sulle montagne, ma quei pochi ancora vivi saranno utili alla causa dell'Urta. La città risplende, un regalo in attesa di essere donato. Prenderemo quello che ci spetta e torneremo a casa con il bottino. I mongoli schieravano in prima linea eserciti di prigionieri, una strategia orribile ma efficace. Ok, qui c'è qualcosa. Questo è proprio strano. Ha elementi dello stile Shida, ma sembra... No, impossibile. Cosa? Cosa dici? Lara dice no. Infatti dove stava poi, eh? Non sapremo mai perché Lara non ce lo vuole dire. Vabbè, continuiamo ancora un po', ragazzi, e poi vediamo cosa succede, perché... Wow! Abbiamo trovato Kitesh, quindi questo mi fa più o meno capire che siamo quasi arrivati alla fine. Ok, passiamo per di qua. L'ingresso. Trova il modo di entrare nella città perduta di Kitesh. C'è veramente un sacco di ghiaccio e qui c'è una cosa che lì c'è un rampino, quindi prepariamoci a saltare. Ok, sul tetto. Vedo che era molto significativo. Ciao, buongiorno. Sono solo di passaggio, ora me ne vado. Anche perché non so, ecco appunto, stiamo anche entrando in acqua, come fa Lara a non avere Fanno saltare il freddo? ghiaccio e Oh, passeranno. c'è qualcuno, c'è Sofia. Credi di poterli fermare? Possiamo solo cercare di guadagnare un po' di tempo. Ci vediamo dall'altra parte. Ok, quindi dobbiamo sbrigarci, mi sa, eh. Qui no, ok, pensavo ci fossero delle monete. La sala delle anime. La sorgente divina deve È essere tutto qui. un po' vecchio, devo dire. Ok, quindi credo che dobbiamo andare lì. Non ho capito bene dove Sembra che dobbiamo attraversando quella andare. porta io possa arrivare al centro della città. La città ghiacciata attraversa la prima porta, questa porta qui. E sicura qualcosa, anzi, qualcosa mi dice che non sarà facile. Ok, magari ci facciamo anche delle frecce, quelle che possiamo. Ok. E ok, qui c'è un testo. Ho fallito. Non ci sarà perdono per i miei peccati. Mi sono sporcato le mani col sangue alla ricerca del profeta e ora non c'è più niente da fare. Quando l'attacco si è tramutato in un assedio, gli uomini del profeta hanno fatto l'inimmaginabile. Hanno rivolto le armi verso i ghiacciai e hanno sepolto la loro città. I mongoli e gli stessi uomini del profeta sono stati seppelliti sotto i ghiacci. Il Khan e la sua orda di guerrieri sono tutti morti. La gente di Kitesh è sconfitta e dispersa. Io solo sopravvivo nel cuore ghiacciato della città. Io e l'esercito di immortali del profeta, con i loro occhi maledetti e senza vita. Anche ora li sento che cercano i sopravvissuti tra le rovine. L'inviato della Trinità tra i mongoli sopravvisse alla battaglia. Pare che avessero sottovalutato la forza di chi difendeva questo posto. Ok, vediamo se ora possiamo sbloccare Non qualcosa. so come mi immaginavo fosse un essere immortale, ma Jacob sembra umano in tutto e per tutto. Chissà quante cose avrà visto nel corso degli anni, quanta esperienza e quanta sapienza. Non riesco neanche a immaginarlo. Eppure, per mantenere questo segreto, ha mentito alla sua gente per generazioni. Quali straordinari poteri ha la sorgente divina? L'umanità riuscirà finalmente a comprendere la vera natura dell'anima? O arriverà a qualche straordinaria scoperta scientifica? Una sola cosa è certa. È troppo importante per essere lasciata nelle mani della Trinità. Ok, allora io intanto sto cercando di raffreddare
rafforzare il fucile perché credo che ci servirà parecchio. Ok, questo qui va bene, non mi sembra che possiamo fare altro. Anzi, ragazzi, io mi ricordo che avevamo proprio dei vestiti adatti per questa cosa. Non riduce il numero delle frecce? No. Mi ricordo che c'era qualcosa, però boh. Forse questo potrebbe esserci abbastanza utile. Sia questo che aumenta i danni in mischia, che probabilmente lo userò parecchio, ma anche questo che l'uso dell'arco a volte non riduce il numero delle munizioni disponibili. Non lo so, non lo so, perché anche questo potrebbe essere utile. Niente, facciamo questo che almeno spesso non ci toglie le munizioni al fucile, che in questo caso secondo me sono molto utili. Niente, allora continuiamo qui e vai! Dobbiamo attraversare quella porta, ma non sarà facile, sicuramente. Vabbè, siamo Lara Croft, quindi... cerchiamo di farlo anche abbastanza furtivamente, magari se passiamo... non devo farmi vedere. Appunto, eccolo lì. Se passiamo magari sopra i tetti o queste cose del genere... ma faccio casino? Sì, ho fatto un pochino di casino, ma... ok, non se ne sono accorti. Meglio non farci vedere, ragazzi, ho paurissima. Dobbiamo andare, scusami, lì. Allora possiamo passare per di qua. Salta! Oh, mamma mia, ragazzi! Non ha saltato, mi sono messa una paura. Mi sono messa una paura. Devi saltare, ok. Proviamo a passare per di qua. Andiamo qui su. No, lì c'è gente. Ah, qui prendiamo questi. No, non ci servono. Ok, ragazzi, anche se faremo la strada più lunga, non mi interessa minimamente perché non voglio... comba! Oh, mamma mia. No, se... cioè, se ero caduta mi vedevano in mondo, eh. Ok, qui mi sa che possiamo togliere di nuovo anche un'altra campana. E forse, ragazzi, magari non possono attivarle quando ci sentono. E potrebbe essere una cosa buona, ora che ci penso. Ok, qui c'è... no. Andiamo qui sotto. Dai, che sta lì, eh? Sta lì proprio. Sto davanti a noi. Qui ci sono delle case. Siamo per di qua. Ti prego, ti prego. Quanto lo sapevo! Dai, però, abbiamo fatto belle cose. Non dico che ci abbiamo messo tantissimo, ma... distruggi, bravo! La città che ce l'ha, raggiungi il trabucco. Ma ce l'ha fatta, sì. Dove dobbiamo andare? Lì su, oh mamma mia. Ok, ragazzi, un'altra parte dobbiamo fare. Oh mamma mia! Ma muori! Muori! Oh, c'è qualcosa di utile qui. Vediamolo. C'è una pietra focaia dentro. Veniva utilizzata per accendere il fuoco. Ogni soldato mongolo doveva essere autosufficiente. Ok, ragazzi, io con questo macello e casino mi metto qui dietro, magari almeno non ci vedono. E io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!